Ciao amiche, ciao amici, cambia le tue abitudini negative con la tecnica della rana bollita. Allora, in cosa consiste questa tecnica? Per far bollire una rana, se tu prendi una rana e la butti nell'acqua calda, lei appena sente l'acqua calda salta via e quindi non riesce a farla bollire. Se invece la metti nell'acqua a temperatura ambiente, la rana sguazza tranquillamente nell'acqua, poi se fai salire lentamente la temperatura, la rana non si rende neanche conto della temperatura che sale perché piano piano si abitua. Però arriva un certo punto che bolle, diciamo così, senza che neanche se ne è resa conto. E questa è la stessa tecnica che devi usare se vuoi cambiare le tue abitudini negative. Non devi passare all'abitudine a fare qualcosa di completamente opposto perché otterrai degli ostacoli in qualunque cosa, ma devi gradualmente fare delle cose in modo graduale. Lì arriverai sicuramente all'obiettivo. Anche nel fumare le sigarette, certo uno dice ne fumo 4 pacchetti al giorno per dire da giorno dopo smetto. Se ci riesci bene, ma altrimenti devi diminuire gradualmente, ogni giorno una di meno, ogni giorno una di meno, ogni giorno una di meno, e ti fai un programma. Devi intanto definirti un obiettivo, devi definire i vari piccoli passi per raggiungere questo obiettivo e prendere atto di mantenere questi passi. Quindi, per fare l'esempio delle sigarette, le riduci gradualmente. Per una settimana, mettiamo che ne fumi 20 al giorno, prima settimana 20, seconda 19, terza settimana 18, quarta 17, 16, 15, e non devi superare 15, 14, 13, 12, 11, 10, di settimana togli sempre una sigaretta, fino ad arrivare, diciamo, magari a tenerne due al giorno, per dire. Quelle due magari le tieni un po' di più. Poi decidi se passare a 1 e poi passare a 0. È ovvio che devi rispettare i tuoi tempi e puoi anche mettere dei vincoli per cui se tu non rispettassi una volta devi pagare pegno, diciamo, e quindi devi fare qualcosa che ti dà fastidio fare, ad esempio, che ne so, offrire 100 euro al primo barbone che passa, per dire. Devi mettere una persona terza, un notaio che prenda atto di tutto quello che avviene, diciamo così, in modo tale che gli dai anche in anticipo i bonus da elargire qualora non riuscisse a rispettare i tempi e le regole. Però l'importante è definire un obiettivo, definire i piccoli passi che ti permettono di raggiungerlo e fare quotidianamente le azioni che ti portano a raggiungere quell'obiettivo. Quindi imporsi di fare una piccola azione è un po' come la rana bollita, nessuno ti impedisce di farlo perché hai le risorse per farlo. Per cui ogni giorno fai qualche piccolo passo in quella direzione. Ti ritroverai essere arrivato al tuo obiettivo senza neanche aver fatto troppi sforzi. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!